Il Ministero dell'Interno ha apportato delle modifiche alla circolare Gabrielli che regola le norme di sicurezza nell'ambito delle manifestazioni pubbliche. Gli organizzatori di sagre e feste, come le Proloco, stavano soffrendo di, a loro dire, un'eccessiva burocratizzazione che non facilitava l'allestimento di iniziative di paese, portando con sé anche l'obbligo di notevoli esborsi economici. La nuova formulazione rimanda in capo ai sindaci tutte le responsabilità di autorizzazione, come la sicurezza. Introdotta inoltre una distinzione tra piccoli e grandi eventi basata sul numero di partecipanti alla serata. È chiaro che questo è un primo passo, ci sono ancora alcune cose da aggiustare, rassicuro tutti, sono già in contatto con il presidente dell'UMPLI nazionale, con il sottosegretario Molteni che ha seguito questa circolare, e stiamo interloquendo anche in queste ore per sistemare la questione ancora meglio, perché così com'è merita ancora di qualche aggiustamento. Il rischio, secondo il deputato PD De Menec, che qualche giorno fa aveva presentato una mozione sul tema, è che i comuni applichino la direttiva in maniera non omogenea sul territorio nazionale. L'unico modo per temperare e bilanciare la responsabilità, prosegue De Menec, è la formazione del personale volontario e l'assicurazione per danni a terzi. Non del tutto soddisfatti però i sindaci. Ogni norma che viene avanti che tende a semplificare va bene. È chiaro che se semplificare vuol dire scaricare responsabilità vale ai sindaci, bisogna parlarne, insomma, ecco, chiaramente. Secondo me le circolari, le norme che erano state emanate lo scorso anno probabilmente erano calate su realtà ben diverse dalle nostre, no? Quindi a mio avviso ogni norma, ogni circolare, ogni situazione deve sostanzialmente dare la possibilità di valutare nel merito quelle che sono le effettive realtà in cui si va ad operare, ecco, magari determinate situazioni di rischio a Belluno non sono diverse che a Milano piuttosto che a Roma.